Eccoci, ciao. Ciao. Come state? Ce la facciamo. Teniamo duro. No, stiamo bene. Stiamo lavorando un pochino e poi abbiamo un po' di appuntamenti fisici che ci scandiscono la giornata, così resistiamo. Sempre. Allora, dato che mare è chiuso, ha deciso Mare di raggiungere le persone a cui vuole bene e che vogliono bene a Mare. E quindi eccoci qui con voi. Finalmente ci mancava Mare, quindi. E anche a noi mancate tutti voi. Davvero. Che cosa state facendo in questi giorni? Quindi lavorando? Sì, un pochino riusciamo a lavorare, abbiamo i ragazzi dell'azienda distribuiti, quindi col nostro lavoro che è di sviluppo informatico, quindi siamo tra i fortunati che possono continuare a fare delle cose. Poi il vero problema è che il tempo è scandito tipo dal cibo e così si aumenta di peso e non va tanto bene. Si mangia meglio, ma non va tanto bene. Un po' di ginnastica non la fate? Quasi zero, questo è 30. Facciamo le scale, quindi. Non le scale. Un paio di volte al giorno le scale, sì, protetti, ma sono 5 piani, quindi ce la facciamo. Ma state uscendo? Oppure no. Solo per fare la spesa, le cose. Ogni tanto vado in ufficio per vedere se tutto a posto, ma poi stiamo in casa. Il cane immaginario non l'avete? No. Ma no, né cani né bambini, nulla. E poi invece abbiamo un appuntamento dal primo flash mob che era stato fatto all'inizio di marzo, a metà di marzo, 10 di marzo circa, che alle 6 di pomeriggio si usciva sui balconi, se ti ricordi. Il primo è stato con Linno, no? Poi Rino Gaetano, eccetera. E in effetti da allora, tutti i giorni, alle 6 di sera, in questa via e nelle vie limitrofe, si esce sui balconi e si passa un quarto d'ora, 20 minuti insieme con dei vicini che fino a questo momento non sapevamo neanche esistessero e che invece, come dire, abbiamo scoperto una... Così. Ma dura ancora, anche in questi giorni? Tutti i giorni. C'è un Facebook che si chiama Guercino Spacca, Guercino è la nostra via. La zona Sarpi, giusto? Sì, zona Sarpi. Ci sono due ragazze, tre ragazze che animano la faccenda e ci tengono attaccate a questa cosa. Per cui qualunque cosa noi stessi stiamo facendo, alle 6 in punto, pam, parte la musica, si aprono, si esce sui balconi e via. Ed è bellissimo perché appunto ci sono persone che non sapevamo neanche che abitassero in questa zona, e dai bambini veramente in braccio alle mamme fino a persone veramente anziane che escono magari col girello sul balcone. Oh, sì, Sì. assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che se vogliamo vedere una nota positiva di questo momento è proprio scoprire una zona e dei vicini, insomma, delle persone che mai ci saremmo aspettati di conoscere, Ma gesti di generosità che avete ricevuto oppure che avete regalato? ecco. Wow, di generosità, guarda, più che guarda, si è aumentata molto la relazione come questa via telefono per stare vicino alle persone in modo un pochino più stretto, quello sì. Abbiamo insegnato alle nostre mamme come utilizzare la tecnologia proprio per cercare di vederci a distanza, insomma, no? Con tutto Certo. quello che è. Certo. Cercando di stare vicini, ecco, insomma, un po' quello. Ritmi scanditi dalle videochiamate, quindi. Sì, Esatto. perché poi sai, noi essendo in due si sta in casa anche volentieri, si chiacchiera, chi è in casa da solo fa un po' più fatica, persone anziane hanno anche un pochino paura, così, allora si cerca quello di stare un pochino più vicini. E poi un'altra cosa, tanti musicisti, magari anche qualcuno che ha suonato a Mare, ha regalato magari dei videoconcerti, per cui anche quelli sono diventati appuntamenti in streaming o registrati che in qualche modo, insomma, ci tengono in contatto. È diverso naturalmente sentire un concerto dal vivo, insomma, il calore della musica, delle persone, però anche questo, insomma, è un modo come un altro per stare insieme, no? Per condividere.
Certo. Ma e quindi la convivenza ha tratto beneficio da questa forzata reclusione oppure... Oppure ci sono stati momenti di tensione? No, I primi giorni. No, ma noi siamo abituati perché lavoriamo insieme, viviamo insieme, quindi siamo proprio quasi sempre al 100% in contatto, per cui non è stato più difficile tanto. La casa è abbastanza grande, quindi nei momenti un po' complicati ci dividiamo gli spazi e stiamo bene. Avete trovato dei diversi equilibri oppure sono quelli soliti? No, quelli soliti. No, direi che va bene, non ci lamentiamo. Siamo fortunati. Certo, sì, quello sicuro. Di essere, diciamo, tutti i giorni, siamo fortunati. Ma che cosa vi ha tolto e che cosa vi ha dato questo periodo così sospeso, così strano, così difficile anche? C'è qualcosa che vi ha tolto e qualcosa che vi ha dato? Tolto sicuramente. Ha tolto sicuramente perché il nostro mondo di socialità è abbastanza dinamico, quindi vedere le persone, incontrarsi, inventarsi cose da fare è una cosa abbastanza... Poi che ci ha dato questo elemento del cercare una relazione, dover trovare anche in questo modo via chat, via video, argomenti di dialogo con persone che magari vedi più raramente, no? Cioè ci si va a cercare, ecco, forse questa cosa qua è una novità che in un mondo normale non avremmo fatto e quindi condividere un po' di più questi aspetti anche un pochino più intimi è qualcosa che è nato grazie a questo tipo di situazione, di costruzione. E secondo te rimarrà qualcosa? Secondo voi rimarrà qualcosa di queste abitudini, di questo di questi aspetti che si sono conquistati comunque grazie a questa difficoltà? Sì, io penso di sì, perché si è creata un'intimità diversa, ecco, da questo punto di vista. E quindi ci sono anche in modo più confidenziale, certi tipi di dialogo che altrimenti sarebbero stati più superficiali o più corporali, perché quando vedi una persona, una pacca sulla spalla è una cosa, quando devi dargli una pacca sulla spalla nel dialogo, un incoraggiamento così, oppure semplicemente condividere un'emozione con la voce attraverso un video, questa cosa la devi esprimere in modo diverso, no? E quindi io penso di sì, qualche cosa resterà, ci siamo anche un po' scoperti reciprocamente tutti un pochino di più probabilmente. Sì, anche tutti questi momenti spesso difficili, no? Perché poi la condivisione avviene anche quando devi raccontare di qualcuno che è mancato, insomma. Più o meno tutti, penso, adesso abbiamo avuto qualcuno amico o vicino ad amici. La nostra cerchia questa cosa? Sì, purtroppo sì. E quindi, sai, poi alla fine ti trovi in situazione dove, come dire, abbracciare qualcuno sarebbe la cosa magari più naturale, più immediata da fare, esserci fisicamente, no? Provare a dare una mano fisicamente, e invece devi cercare di inventarti un modo nuovo, no? per stare vicino alle persone. Quindi è un po' un senso di impotenza, anche un tentativo di trovare un'alternativa, insomma, perché qualche cosa bisogna fare, ecco, anche solo. Anche per chi non è magari, come dire, avvezzo ad usare normalmente le parole, no? Chi di noi è più riservato e quindi magari sì, un abbraccio te lo dà, ma poi devi capire dall'abbraccio, invece quando c'è un video devi dirlo, insomma, quando non puoi farlo. Sì. Oppure si ricomincia a scrivere. Oppure si ricomincia a scrivere. Cose un po' più lunghe di un SMS o di un WhatsApp. Esatto, è vero. Esatto. E a parlare usando magari i libri, usando dei riferimenti comuni che ci aiutano a trovare l'argomento, a trovare la frase giusta, o cose del genere, il ricordo giusto anche. Queste cose qua. Sì. E tanto tempo, ecco, questo sì, secondo me, anche durante il giorno, quando si lavora, tanto tempo per sentire tanta musica, perché in ufficio ovviamente questo non lo fai, in casa invece la musica è sempre accesa, no? C'è sempre un jazz. Sì. non solo, però certo, quello non manca. Sforiamo alle 6. Alle 6 sul balcone si sfora sulla qualunque, no? Quindi
lì passiamo dal Banner Romina all'Inno d'Italia a Bruce Springsteen, a qualunque cosa. Non è importante. Ieri sera abbiamo fatto la discoteca alle 9 di sera, tutta la via era fuori con anche le lucine, essendo qui nel quartiere cinese tutti noi abbiamo per dotazione in casa una lucina e quindi tutte avevamo le lucine accese e i palazzi erano illuminati di palline colorate e giravano con le signore anziane, le meno anziane, i ragazzi, tutti siamo usciti, è stato carino. E quindi il sabato si raddoppia l'appuntamento? Sabato è doppio appuntamento, infatti ieri è venuta bene, quindi ci siamo già dati appuntamento al sabato prossimo, no? Quindi, con e le quindi... casse più grandi, perché c'è la ragazza giù che mette la musica, che si procura adesso delle casse proprio da discoteca, perché ormai stiamo prendendo confidenza. Ma come comunicate? C'è una chat di quartiere, quindi quella Guertino. Un gruppo Facebook che è stato appunto creato pochi giorni dopo, perché poi c'è anche una ragazza che insieme al padre comunque canta ogni tanto qualche brano dal vivo e quindi sì, in realtà il gruppo Facebook serve più che altro per fare le playlist insieme, per fare le richieste, addirittura la settimana scorsa, pensa, c'era una ragazza che ha compiuto 18 anni, ovviamente chiusa in casa, e quindi tutta la via e la via di fianco abbiamo organizzato la festa di compleanno con gli striscioni. Gli striscioni? Sì. Una ragazza che nessuno di noi aveva mai visto né conosciuto. Questa... Ovviamente. Quindi... Poco conta. E poi come, tu forse lo sai meglio di noi, si usa anche urlare dai balconi. Chiaramente da una finestra a un balcone ci si urla le canzoni improvvisando al momento, no? Quindi c'è anche lì una... si rompono un po' le barriere anche da questo punto di vista. Sì, come sì. Cambierà poi... il nostro futuro? Come cambierà? Il nostro futuro. Porca, questa è una bella domanda. Sarà complicatissimo. Secondo me avremo dentro tanta paura in più, almeno all'inizio, i primi mesi sicuramente. Non so come faremo andare al cinema, andare a un bar, andare a un concerto. A tornare a mare. Sarà un grande problema per tutti. Però dovremmo trovare una soluzione, no? Perché non siamo fatti per stare distanti, non siamo stati... No? Per condividere qualche cosa insieme fisicamente, troveremo un modo, spero, fretta. E poi spero che la gente possa riflettere veramente sull'importanza della sanità pubblica e questi aspetti più magari politici eccetera, che servono questi eventi qua, ma sai, poi la fiducia in queste cose è abbastanza limitata e spero che qualcuno possa portare avanti questi ragionamenti senza più vergogna. Intravedi qualche personaggio politico o non politico che, a cui dare fiducia rispetto a questo cambiamento in essere? Ma non in questo momento qualcuno che possa trainare in modo così capardio e deciso la cosa. Vedo al contrario troppe situazioni pesanti di ancora adesso di sciacallaggio, di situazioni che usano questa condizione in modo speculativo. E quindi bisogna avere qualcuno che veramente abbia il coraggio di esporsi per dire che cosa è giusto, perché si sa benissimo che cosa sarebbe giusto fare. E qui la Lombardia lo sta dimostrando al 100%, insomma. Quali sono i problemi. Sì, e dall'altra parte magari essere un po' più uniti su un obiettivo, no? Dall'altro lato non essere sempre quelli che per forza vogliono fare il distinguo su tutto, su qualsiasi cosa, cioè per carità, di errori ce ne sono stati, ce ne saranno tanti, però cioè, il gruppo, come dire, le cose si ottengono facendo squadra, no? Lavorando insieme, non cercando sempre di essere quelli che mettono soltanto i puntini su lei, tanto poi siamo seduti a casa sui nostri divani a far commenti sui divani quando c'è qualcuno che deve prendere decisioni anche impopolari, sicuramente difficili, complicate. E tu Andrea come la vedi? Ma io la vedo che spero che qualcosa ci rimanga di questa esperienza, attaccato nella nostra memoria, nella nostra percezione della vita
delle relazioni e delle priorità. Ho fiducia in questo, e ho fiducia anche nella funzione che spazi come il nostro possono continuare a offrire una zona di valorizzazione di queste relazioni e di questa voglia di aiutarsi che tanto molto spesso è emersa in queste settimane così difficili. E luoghi come i nostri, per esempio, possono aiutare a far sì che questa funzione si sviluppi ancora di più, si mantenga. E come declinare appunto questo cambiamento rispetto anche alla nostra funzione, ai nostri spazi, è il tema per me di questi giorni. Capire cosa fare. Perché certo, tutto sarà diverso, poi piano piano forse molte cose che facevamo prima le riusciremo a fare anche dopo, però è anche giusto ascoltare cosa sta cambiando e quindi interpretare questo cambiamento. Poi le soluzioni non ce le ho e i risultati non li immagino ancora, però è un processo. Sì. Almeno i primi, fino a quando non si troverà il vaccino, qui avremo questi timori. Tutto lì deve essere cambiato per forza. È lunga, sì. È lunga. La speranza vera è che perché la crisi c'è, ci sarà e sarà pesantissima per chi lavora, per i soldi di tutti noi, eccetera, che questa crisi non crei cattiveria e che crei invece il desiderio di cercare soluzioni comuni. Il timore un po' che crei cattiveria e quindi da lì, diciamo, rabbia, cattiveria, disperazione, che questa cosa venga un po' manovrata, un po' utilizzata. E invece la speranza è che la stessa cosa si tramuti in qualcosa di positivo. Sì. Allora, non sarà facile però. A voi cosa manca di mare? Ah, tutto, cavolo. Tutto, davvero, veramente tanto. Ne parlavamo l'altra sera con Alessia, Simone, con Paola, Davide. Cioè, era un momento nel quale trovarsi veramente con una serenità, anche essendo un pochino minimo contributori di quello che si sta facendo, ma già venire lì ci si faceva sentire contributori in qualche modo, no? Quindi il fatto di esserci e di godere di quello che state facendo è già un motivo di orgoglio, insomma, no? È un sentirsi a casa. Ci manca tanto, perché è bello, veramente, ed è una cosa che dobbiamo riuscire tutti insieme a trovare modo di preservare, di farlo mutare un pochino anche quello, ma magari in modo temporaneo, come hai detto tu, però dobbiamo trovare delle idee per fare delle cose lì e mantenere la cosa viva. Quindi qualsiasi cosa venga in mente, noi ci siamo. Grazie. Tu hai detto una cosa che mi emoziona molto, Barbara, sentirsi a casa. Sì, amare quando... così. Amare ci si sente a casa e, non so, è una casa, non so, come insieme, no? Con altre persone che magari... Io penso alle persone che ho conosciuto a mare, no? Tu per primo naturalmente, ma anche persone che magari erano, che sono venute a sentire la musica, che prima non conoscevamo e con cui sono nati adesso delle piccole amicizie, dei contatti, la condivisione di alcuni momenti, di magari approfondimenti anche su alcuni discorsi, no? Ma è proprio un sentirsi a casa, il fatto di non dover essere lì a dimostrare qualcosa, a far finta di essere qualcos'altro, no? Si viene lì e si sta bene, basta. Grazie. Anzi, vorrei fare domani o dopo, fare una newsletter col Cernusco Jazz a tutti gli appassionati che sempre sono venuti, perché molti di loro usano la newsletter, usavano quando facevano per informarsi, magari però non vanno su Facebook, non vanno sui siti. E quindi se hai qualche cosa che vuoi dire, vuoi mandarci, che so, un'immagine, un pensiero, una frase, un'idea, qualunque cosa, noi tra domani e dopo la mandiamo, così mandiamo un po' così uno stimolo, qualche cosa legato al nostro piccolo mondo, ma il nostro piccolo mondo è anche mare adesso. Grazie, volentieri. Grazie mille. Ci vediamo Grazie a tutti presto. voi. A voi anche. A Salute. prestissimo. A presto. Ciao. 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 Ciao.